Ciao a tutti ragazzi, sono MDM del Software. Allora, oggi vi faccio vedere come da voi richiesto questa M-Bus replica, non Magpul, quindi non sono della Magpul, non sono quelle originali. Allora, iniziamo col dire che sono fatte di una plastica resistente e hanno un colore nero opaco. Non hanno ovviamente il logo della Magpul in questo cerchietto e possiamo vedere che funzionano tramite un sistema a molla che è questo qua. Voi schiacciando queste due sporgenze, una o l'altra, dipende perché è ambidestra, riuscite a far alzare le tacche di mira. Devo dire che sono fatte discretamente bene per il prezzo che costano, veramente costano 12 euro. E si attaccano bene sui RIS e sulle slitte, perciò. Vi faccio vedere un po' come sono formate. Questa qua c'è ovviamente per la regolazione dell'app. Questa qua è quindi è quella anteriore, mentre quella posteriore è questa, che si può regolare tramite questo e anche si può diminuire o aumentare a vostra voglia il cerchietto di mira. Ecco, è un po' duro, è una roba un po' brutta. Possiamo vedere sempre qua il sistema a molla che funziona nello stesso modo e devo dire che sono abbastanza precise perché il cerchietto di mira è abbastanza piccolo e per cui si può mirare abbastanza facilmente. Poi stavo pensando di mettere qua davanti una specie di vernice fosforescente, proprio solo la punta, così che quando miro riesco a vederla sempre. E sarebbe una gran figata. Allora, spero che le panoramiche che sto facendo si vedano bene. Allora, possiamo vedere che si agganciano alle slitte tramite questa vitina qua, che si aggancia su questa brugola. Ecco, vi devo dire che se volete comprarle per questo prezzo, secondo me sono perfettamente accettabili. E adesso vi faccio vedere come anche sono montate sul RAS o sul RIS. Ecco qua le nostre tacche di mira montate su un RIS. Comunque devo dire che ci sta molto bene e vabbè, commentate, iscrivetevi, lasciate un mi piace e fateci sapere quello che volete che noi recensiamo e dovremo avere una buona parte dei materiali che ci chiedete, quindi alla prossima da M su M&L Software.